Siamo con la presidente dell'associazione LAIRP, Associazione del Rene Policistico dell'Associazione Italiana, che ora si presenterà a voi. Sono Luisa Stenfeld Pavia, sono presidente dell'Associazione Italiana Rene Policistico. Sì, per dirla in maniera corretta. In maniera corretta. Esattamente, Associazione Italiana Rene Policistico. È una onlus sì? Che nasce nel 2005. E ha come mission proprio quella di favorire il paziente nel suo percorso, aiutare il paziente nel suo percorso di malattia, facendo informazione, divulgazione di quelle che sono le complicanze della malattia e cercando di rendere, sperando di arrivare a rendergli una vita più semplice. Ecco, sono tanti i problemi che si incontrano con questo tipo di patologia con cui sì, perché è una malattia multiorgano e quindi le complicanze sono tantissime, che vanno dalle ematurie, da problemi di calcolosi renale a problemi di cisti nel fegato, problemi epatici molto grossi, il fegato anche questo si diventa molto grande, degli ingombri molto forti, ce ne sono tantissimi e non per ultimo l'aneurisma cerebrale, che di solito è familiare, nel senso che in una famiglia dove si è manifestato l'aneurisma cerebrale, questo può manifestarsi negli altri membri della famiglia che hanno rene policistico. Il rene policistico si trasmette in forma autosomica dominante e quindi vuol dire che per ogni gravidanza potrebbe manifestarsi al 50% la malattia. Che è una percentuale decisamente alta. Molto alta. Potrebbero esserci però famiglie con tre figli tutti sani o con tre figli tutti malati. Quindi voi consigliate sicuramente quando ci sono delle famiglie dove si è presentato questo, si consiglia chiaramente la prevenzione, la diagnostica. Assolutamente sì. Perché vuol dire prendere in tempo tutta una serie. Sì, può essere operato. Sì, se si prende in tempo si valuta se operarlo subito. E certo, se parliamo di aneurisma cerebrale, ma viene comunque monitorato e si può intervenire. Vuol dire salvare la vita sostanzialmente. Assolutamente sì. Quindi questo è il messaggio che voi, uno dei tanti messaggi di informazione. Sì, la prevenzione è molto importante. Un paziente che sa di avere rene policistico, noi lo invitiamo sempre ad andare dal nefrologo, nei centri di eccellenza ci possono contattare e noi li indichiamo in base a dove abitano. Ecco, avete un sito specifico a cui fare riferimento, lo ricordiamo, il vostro sito? Ripetiamo perché www.renepolicistico.it. Ecco, dove trovate tutto, tutte le informazioni, tutte le cose. Non abbiamo pubblicato i centri di eccellenza per la privacy, però c'è un numero di telefono, ci chiamano e noi rispondiamo a tutti i giorni. Ecco, avete pubblicato però, si diceva stamattina, le linee direttive? Le linee guida del rene policistico, queste sono indirizzate sia ai nefrologi, ai medici che ai pazienti. È un elaborato internazionale della Kirko e la Kirko dal 20 pubblicherà le nostre in italiano. Allora, ringraziamo ancora la presidente Grazie. Dell'Associazione Reno Policistico Italiana per le informazioni che ci ha passato. Consigliamo caldamente tutti gli stakeholder delle rete ai lavori di andare a vedere il sito e perché no anche a noi cittadini di informarci e di capire soprattutto se si hanno poi se ci sono stati dei casi a livello appunto di familiarità e speriamo ancora di avervi sui nostri video di Tecnomedicina. Grazie ancora. Grazie mille.